Apologia di chi trattiene. In questa notte calda di ottobre, apriti cuore. Non stare lì in silenzio senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento. E ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre di buttarti via, Questo non lo dico io, lo dice Lucio Dalla, che immagino possa essere una fonte più affidabile di me per quanto riguarda l'amore. Io dell'amore non so proprio niente, so quello che vorrei che fosse, quello che è stato per me, quello che chi aveva accanto non voleva che fosse, ma ancora non sono riuscita a capire cosa è per tutti. In realtà non sono neanche sicura che esista una formula universale. Forse dovrei scalare la Torre di Babele e farmi raccontare dagli dèi come ci si ama senza farsi del male. Ma loro che ne sanno? Cosa ne sanno gli dèi dell'amore? Proprio niente. Ed è per questo che mi ricordano te, che per me eri un dio. E pari a loro, non sapevi cosa fosse l'amore. O quantomeno non eri in grado di capire il mio. Mi sono anche interrogata su cosa fosse il destino, se esista oppure no, se è solo una delle tante bugie che ci raccontiamo per dare un senso a degli incontri che durano solo un istante e che, con il senno di poi, non potrebbero neanche definirsi tali, perché se ci fosse una giustizia nella lingua che ognuno di noi parla, la parola incontro suggellerebbe dentro di sé una rassicurazione e una promessa di eterno ritorno, e mai, mai porterebbe con sé intrinseca una fine, mai un addio. Ma io sono ancora piccola, sono una bambina in un cesto, sono un cane abbandonato a cui hai dato da mangiare una volta soltanto, che ora non vuole più lasciare la porta di casa tua, anche se provi a scacciarlo come si fa con una mosca che ti dà il tormento, anche se provi a non sentirlo, anche se a dire il vero poi quella porta era soprattutto sua. Tanto a te che frega. Gli dèi non hanno un cuore simile al nostro, e tantomeno un cenno di giustizia interiore e autocoscienza che li possa portare a dire: forse ho sbagliato anch'io. E mi scuso tanto. Continuo a scusarmi io perché ho pensato che il mio petto fosse abbastanza grande per contenere il cuore di entrambi. Quanto sono arrogante. Ma dove lo metto poi un cuore che non c'è? Che non mi è mai stato consegnato. Sono una bambina tutta frottole e fantasie che si diverte a scrivere di qualcosa che non c'è, di qualcuno che non esiste. Quindi, per favore, se ascolti queste parole, non sentirti turbato, perché tu non esisti e non possono essere per te. Non so bene cos'è che porti gli uomini ad un'innata predisposizione all'amore. Non so neanche se è un istinto nocivo quello che, nonostante tutto, ci fa credere che possano esserci incontri che in segreto nascondono quella promessa di cui vi parlavo prima. La vita è tutta domande, e così è l'amore. Eppure, nonostante questo, cadiamo felici, aggrappati a tutto ciò che ancora non abbiamo avuto e che forse non avremo mai. E tu che sei un dio e non hai il sentire uguale al nostro, per favore prova a perdonarmi. E ricorda che nessuno insegna ad una bambina come stare accanto a un dio senza fargli male.